Io ragazzi non ho parole, cioè provate voi a raccontare al pubblico a casa cosa è successo oggi al palazzetto, io non ho parole. Vai capitano. Insomma, ce l'abbiamo messa tutta, è stata una partita molto combattuta, peccato per il secondo set perché eravamo lì in vantaggio noi, abbiamo sprecato un po' di occasioni, però insomma la tensione a partita era abbastanza tesa, quindi... All'allenatore chiediamo alla fine. Raccontiamola passo passo, primo set combattuto 25-23, raccontacelo. Primo set non siamo partite bene, abbiamo recuperato verso la fine, secondo set siamo partite bene, poi... Secondo set, cos'è successo? Blackout a un certo punto, nella seconda metà. Eravamo avanti, quindi è calata un po' la tensione, siamo scese molto. Diciamo che è calata un po' la tensione, ma c'è stato un parziale da parte del nuovo di 9-2 verso la fine, cioè alla fine. Proprio, vabbè, blackout. È la paura di vincere, solita paura di vincere. Raffa, dimmi qualcosa. Paura di vincere per il Ghislieri. Signor Perolfi, lei ha visto solo la fine della partita. Sì, lo so, però secondo me loro... Qualcuno di loro si è giocato anche un premio individuale perdendo stasera. Anche secondo me. Dicevamo, secondo set blackout e poi terzo set cosa è successo? Terzo set è troppo corto e poi sapevamo che probabilmente, dato che il passaggio dipendeva anche dal risultato dell'altra squadra, del Golgi, e avremmo dovuto contare la differenza a 7 e c'era una minima probabilità di passare il turno vincendo 2-1, quindi forse l'attenzione è calata di sicuro anche per questo. Intanto è scappata Giovanna, dov'è Giovanna? Ecco, era qui a destra, adesso si trova a sinistra. E poi c'è anche Arianna, va bene. Sei comunque contenta della tua squadra, di come sì, ha giocato oggi? Sì, contentissima, molto contenta, no davvero. Secondo me abbiamo sbagliato troppo, cioè c'è stato, per esempio nel secondo set sono andati avanti perché noi sbagliavamo, non perché erano tanto più forti, però vabbè, cioè, ci sta, capita, e fa niente. L'anno prossimo vedremo di allenarci di più. È cambiata l'inerzia della partita. Sì, vedremo di allenarci l'anno prossimo e vedremo. Va bene, Arianna. Giovanna dice che l'anno prossimo vi dovete allenare, ma perché quest'anno non vi siete allenate? Allenarsi è stato un po' difficile perché alcune mancavano e con gli orari, insomma, è stato difficile, ma come abbiamo dimostrato abbiamo comunque saputo organizzarci e speriamo l'anno prossimo di allenarci un pochino di più e preparare le partite un po' meglio. Incrociamo le dita, promessa fatta. Promessa. Per l'anno prossimo. Va bene, adesso sentiamo il CT. CT, com'è possibile? Dagli spalti. È stato un peccato perché le ragazze erano motivate, ci credevo anch'io. Col nuovo non avevamo mai perso e quindi sono comunque degli avversari forti perché le nostre finali di solito sono sempre contro di loro. Ci incontriamo molto più avanti dopo la fase gironi, quest'anno purtroppo sono arrivati prima. La nostra partita è questa, forse c'è stato un calo, un po' di concentrazione nel secondo set. Guardando i valori in campo, dall'esterno, individualmente, sembrava che potevate schiacciarlo il nuovo. Esatto. Ma non si capisce come mai la palla finiva sempre in qualche modo rimbalzando sulla rete, in qualche modo arrivava sempre nel vostro campo. Lo so, il nuovo in ricezione è molto buono, è difficile che sbaglino, è difficile che si confondano. Bisogna giocare bene, bisogna attaccare, bisogna essere incisivi e bisogna cercare di mettere in difficoltà. Forse a un certo punto è arrivata un po' di paura anche da parte nostra a forzare un pochino la palla e quindi diciamo che la buttavamo di là anche noi. Le ragazze ci hanno fatto una promessa, il Ghislieri nel 2015 ritorna più forte che mai. Ci saremo, speriamo.